struttura deve essere adeguata alle nostre esigenze. Quindi è inutile andare a comprare o comunque affittare, oppure se l'avete, perché uno potrebbe avere anche una situazione in casa, oppure ha un immobile che non usa, magari ereditato e quindi poterlo sistemare. È inutile avere magari una struttura, uno studio, uno spazio sovradimensionato alle proprie entrate economiche. Di conseguenza, il prezzo della struttura, che ovviamente ne fa parte anche tutta la pipeline a livello di software, quindi non si sta parlando che un software sia meglio uno rispetto a un altro, si sta parlando anche di una questione economica. Io, se parliamo di software, vengo da 3DX Max. 3DX Max, quando io l'ho comprato, l'ho pagato 5.000 euro. 5.000 euro sono tante per avere un software e poi ogni anno pagare altri 1.000 euro per avere la subscription e quindi per poter avere l'aggiornamento. Quindi alla fine degli anni, io per quanti anni ho tenuto 3DX Max con licenza, sostanzialmente dopo questi anni qua mi sono reso conto che quel prezzo era troppo elevato per la mia situazione. Ci sono anche altre software house che permettono magari di avere prezzi differenti. Ora, ci può essere Blender, che è gratuito, uno se lavora da solo e se gli va bene come tipologia può usare Blender. Ci può essere Cinema 4D, ci può essere Lightwave, ci possono essere altre situazioni, oppure anche lo stesso Houdini, che una versione può costare 200 dollari all'anno e un'altra invece può costare anche 6.000 euro come prezzo di licenza permanente. Quindi quello sicuramente più unito a altri software, perché comunque non si utilizza, magari non è che si utilizza un software soltanto. Io, per esempio, per ora sto utilizzando tre software, in realtà quattro perché anche il sistema operativo è un software, è logico che questi tre mi danno un valore, una mia spesa. Di conseguenza, il proprio prezzo è dato sicuramente da quello che io ho le mie uscite, quindi il software, la struttura intesa come magari locale, magari anche lo stesso hardware, magari le bollette che devo pagare. La macchina, se utilizzo la macchina per andare anche da clienti e quindi avrò comprato una macchina, se non l'ho comprata e ho ancora la 500, quella vecchio stile, non quella nuova, quella vecchio stile a carbone e quindi sicuramente le tasse. Quindi sono tutte una serie di spese che unite mi danno un valore. Questo valore lo posso dividere per l'anno. Io so che all'anno, mettiamo caso che circa la butto là, 48.000 euro di spesa. Questi 48.000 euro li devo dividere per 12 e so che ho 4.000 euro che devo avere al mese. In realtà, questi 4.000 euro li posso dividere per almeno, diciamo che noi in realtà lavoriamo molto di più, però diciamo che lavoriamo 20 giorni al mese, ok? Questo vuol dire che io devo avere 200 euro il giorno. Ok? Se poi vogliamo fare ancora più i pignoli, se li vado a dividere per 8 ore al giorno, il mio prezzo è di 25. Questo vuol dire che io come prezzo orario ho 25 euro. In questi 25 euro che cosa c'è? C'è sicuramente il prezzo inteso come struttura di location, hardware, software, eventuale attrezzatura se uno realizza dei video, se è un fotografo, se ha bisogno di attrezzature particolari, per esempio fa realtà aumentata e quindi ha bisogno del Vive, ok? Il commercialista, perché per me il commercialista è una tassa ed è una spesa. Le tasse, quindi uno questi costi qua li va sempre a aggiungere almeno un 50% di tasse, ok? Quindi uno va a fare più 50%, più quel 50% risulta essere sostanzialmente quello che andrà via di tasse. Ok? Quindi va sempre sommato, non tolto. E poi, se uno vuole, le bollette e tutto il resto. Io so che magari a fine mese le mie spese sono quelle. Quindi vuol dire che, ora io ho detto un numero molto alto, naturalmente si può vivere anche con molto meno. Io conosco persone, o comunque anch'io in passato, ho vissuto con meno di 10.000 euro l'anno. È logico che si vive male e ovviamente si vive
un po' molto tirati. Quindi diciamo che magari questi 48.000 euro sono quelli totali, compresi anche di tasse che io devo ricavare. Quindi quando uno ottiene un prezzo, ok, sa benissimo quanto puoi farsi pagare. Di conseguenza bisogna capire allora come poter parlare, come poter comporre questi prezzi. Logicamente io non sono per il prezzo orario. Ad esempio, quando spesso mi è capitato di dover dare un rate a livello di ora, ho sempre dato spesso anche con l'America magari viene richiesto un rate orario, un rate settimanale o un rate giornaliero, ok? E io ho sempre fatto un po' dei prezzi a braccio. A braccio in che senso? Nel senso che magari il mio prezzo orario erano di, mettiamo queste 25 euro, ok? Queste 25 euro moltiplicate per 8 danno 200 euro, quindi gli dicevo che erano 200 euro al giorno. Se lo moltiplichiamo per 5 giorni lavorativi, sono 1000. Magari invece di dirgli 1000, gli dicevo che erano 980 o 100, o 1250, ok? Quindi alzavo un po' di più. Solitamente si va a abbassare un po' di meno, perché magari lavori molto di più e quindi è meglio magari lavorare di più e prenderlo di meno, perché preferiscono. Ovviamente mettendo dei paletti, come per esempio dire che io lavoro 8 ore e dopo quelle 8 ore la tariffa diventa di 30, diventa di 40, quindi diventa il doppio rispetto a quella tariffa iniziale. Però dando dei range che sono sempre più bassi in base al tempo, quindi più si alza il tempo, più sono bassi in proporzione. Questo vuol dire che magari invece di chiedere 4.000 euro per un mese, magari uno ne può chiedere 3.800 oppure 3.750, ok? Quindi dare anche delle cifre, questo spesso succede, a me è successo tantissimo quando ho rifatto casa con quello che mi ha venduto gli infissi, che sostanzialmente il suo preventivo era un numero continuo che non riuscivi a capire il reale valore dell'oggetto. Quindi non riuscire a dare anche un reale valore spiazza un po' e non fa capire realmente quanto tu prendi all'ora. Perché dico prendi all'ora? Perché ci sono multinazionali che spesso fanno i conti in base a il prezzo che gli viene fatto, il numero di persone che lavorano su quel, fanno delle metriche, no? Quindi se io a una multinazionale chiedo 16.000 euro per un lavoro, ci lavoriamo in due persone, loro dicono ok, queste due persone sono 8.000 euro a testa. 8.000 euro a testa, ci hanno lavorato 100 ore, quindi 8.000 diviso 100 fa 80, vuol dire che sono 80 euro l'ora. Ok? Quindi capiscono questo rapporto. La volta dopo, questa azienda, questa multinazionale che magari ti chiede un lavoro, ti richiede anche una sorta di preventivo differente, perché sa quanto tu prendi, quanto sei misurato, e magari ti dice guarda, invece di mettere due persone, metticene una sola a lavorare e quindi io ti pago di meno. Questo è un po' un problema, a volte è un difetto, no? E quindi uno potrebbe a quel punto creare un preventivo con una serie di numeri, di virgole, per esempio 3.750,25 centesimi, ok? Uno non sa poi realmente quanto è il valore del rate che vai ad assegnare. In questo caso vai fuori dalle metriche. Andando fuori dalle metriche hai possibilità di decidere il tuo prezzo. Poi negli anni uno varia la struttura, varia la tipologia anche magari di costi, di entrate che uno ha. Ad esempio, io ho comprato un portatile di recente, non ci ho voluto spendere tanto, ci ho speso 1.500 euro, ok? Queste 1.500 euro io so che per me è stato un investimento e le devo riprendere in X tempo, ok? Ovviamente io il prossimo anno non è che compro un altro portatile,
Quindi questo 1.500 euro sono un aggravante sul mio fatturato annuo su quale io devo ricavare quest'anno e di conseguenza l'anno prossimo sarà un valore in meno, quindi magari il mio prezzo sarà differente. Posso però mantenere il prezzo della struttura uguale. Prezzi che permette i valori negativi che io non vado a sommare per quell'anno lì, ad esempio il portatile, possono essere quelli che io vado a guadagnare. Possono essere il mio margine di guadagno. È logico che io, se un anno magari ho questa possibilità di avere questo margine, perché sono i margini che danno la possibilità di avere la contabilità, di avere il, parliamo diciamo proprio in maniera spicciola, il grano in mano, ok? Quindi avendo questo margine io posso avere una possibilità in più.